L'Aquila e i Vigili del Fuoco, come nasce un rapporto speciale. È l'evento organizzato dalla Fondazione Magna Carta con il patrocinio del Comune dell'Aquila che ha visto il ritorno in città dopo alcuni anni di Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile Nazionale. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è un lavoro ultracentenario che ha permesso al nostro paese di continuare a crescere, a salvare moltissime vite e a trovare sollievo in situazioni di emergenza che sono state magari anche più drammatiche di quelle dell'Aquila. Quindi il loro lavoro è un lavoro straordinario. Come dico sempre, a parole, a chiacchiere, li riempiamo di elogi, ma poi quando si tratta di andare a vedere quello che succede nella busta paga ci dimentichiamo di loro. Sono sicuramente fra i rappresentanti delle istituzioni peggio trattati di tutti da un punto di vista economico, mi viene da pensare ed equipararli ai nostri medici e ai nostri infermieri. Ovviamente tutti ricordiamo, poche settimane dopo quella tragedia del 6 di aprile, il Consiglio Comunale, nel corso del quale dissi che ci sarebbero voluti 10 anni per ricostruire questa città, e tutti ricordiamo le contumelie, gli improperi, gli strilli, le urla, le polemiche che quella mia dichiarazione ha suscitato. Peccato che davvero poi ci sono voluti 10 anni, ma io lo sapevo, infatti ho accettato tutte le critiche con grande tranquillità e grande serenità, sapendo che in una città così complessa, così vasta, ma anche così ricca di patrimonio culturale, ricostruire di corsa sarebbe stato, oltre che impossibile, estremamente dannoso. L'iniziativa è stata anche l'occasione per presentare il volume Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco, storie, architetture e tipi di intervento tra Guerra Fredda e XXI secolo, edito da Rubettino. Qual è la caratteristica dei Vigili del Fuoco? Viene fuori anche da questa storia che oggi presentiamo, di un editore meridionale che tra l'altro agisce in un territorio difficile. La caratteristica è che insomma, sono popolari. Hanno reso lo Stato e il servizio dello Stato popolare, e questo all'Aquila lo sappiamo benissimo, basta entrare in un bar e vediamo le testimonianze di quello che i Vigili del Fuoco hanno fatto, e credo che questo debba essere anche un programma per tutti quanti noi. Questo piano che ora stiamo discutendo non soltanto deve essere sfruttato e dobbiamo spendere bene i soldi, ma deve diventare popolare. Presente anche il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Laura Lega, ed in video collegamento il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco. Uno dei primissimi atti appena arrivato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco è stato quello proprio di stipulare un protocollo d'intesa con il Comune dell'Aquila, perché vogliamo immaginare che qui nasca un polo formativo importante, strategico, di rango nazionale, perché no, anche con una vocazione potenzialmente internazionale, che sia ovviamente utile ai nostri Vigili del Fuoco, che tanto hanno dato il legame con l'Aquila, ovviamente straordinario da quel drammatico 6 aprile del 2009, ma che possa essere anche di incentivo per la comunità, per i ragazzi, per chiunque si voglia avvicinare non solo al soccorso pubblico ma al desiderio di essere cittadini attivi, quindi dandosi anche per quanto riguarda il tema della messa in sicurezza di questo territorio e non soltanto di questo.